Sfiorato dalla pioggia, il terzo appuntamento dei Venerdì Piacentini ha regalato, come sempre, emozioni e divertimento. Lo spettacolo Clou, il gran galà del pattinaggio, è andato in scena in Piazza Cavalli tra gli applausi del pubblico entusiasta. Sulla pedana posta al centro della piazza si sono esibiti decine di atleti della scuola piacentina di pattinaggio Gymnasium di Elisabetta Repetti, che proprio quest'anno festeggia i 30 anni di vita. Ben 24 esibizioni hanno caratterizzato l'evento, che ha ospitato le performance della pluricampionessa mondiale Sara Venerucci. Ho imparato quasi prima a pattinare che a camminare, perché ho i genitori entrambi allenatori e il mio babbo è stato pattinatore, campione del mondo anche lui per diversi anni, e quindi appena sono nata ho visto il mondo del pattinaggio e non ho mai smesso di tenere addosso i pattini e è diventata la mia passione, la mia primaria attività, diciamo. A mio avviso è uno sport molto bello, completo. La serata è stata organizzata anche da Progetto Vita, a cui la Gymnasium è particolarmente legata da anni di collaborazioni. Abbiamo voluto celebrare con la Gymnasium, che compie 30 anni e ha creato una maglietta commemorativa che ci piace tanto e lega lo sport al progetto, che come sapete ha dato grandi soddisfazioni all'associazione ai piacentini, perché il 93% delle persone colpite da arresto cardiaco durante sport le salviamo a Piacenza. Presente come sempre in Piazza Cavalli anche il gazebo dell'editoriale Libertà, che ha regalato ai visitatori cappellini e palloncini targati Abitare Piacenza, il portale immobiliare di Libertà. Un fotografo professionista ha immortalato famiglie, coppie, giovani, le cui foto sono visibili in tempo reale sul sito www.abitarepiacenza.it e www.liberta.it e saranno pubblicate domani su Libertà. L'Art Music Festival, il talent organizzato in Piazza Duomo, ha visto avvicendarsi sul palco una ventina di aspiranti cantanti con il sogno di partecipare al Festival di Sanremo. Il vincitore, infatti, potrà accedere direttamente alla finale di Area Sanremo regionale, che si svolgerà a Monza in ottobre. Special guest dell'evento, Leonardo Monteiro, ex ballerino di Amici e partecipante a Sanremo Giovani. Il canto mi dà la possibilità di esprimermi al meglio, insomma, tutte quelle che sono le mie emozioni. La danza è qualcosa che io ho sempre fatto in tutta la mia vita, da quando ero bambino, ed è molto importante. Ho fatto la Scala di Milano, insomma, quindi me la porto nel cuore la danza. E poi secondo me poi l'attività fisica fa benissimo al corpo, a mantenersi iperattivi, a stare in forma. Art Music Festival, un palco anche per armonia. A differenza delle serate informative scientifiche, in questo caso uniamo la musica, il divertimento e l'importanza della prevenzione.